Eccoci cari amici, siamo qui al Suneva and Golf Vera Club, ospiti degli amici di Vera Tour, e qui il sole splende, ma oggi splende ancora di più. Eh sì, perché c'è Annalisa con noi. Ciao Nali. È bello sentir citare la splende. Frase Vedi? Della mia canzone, sono molto contenta. Ma noi, guarda, quando ti abbiamo vista arrivare già eravamo splendenti e sorridenti. Riesco a sentire anche il profumo della notte mentre continuo a sorprendermi. Disegni una finestra tra le stelle da dividere col cielo, da dividere con... Il mio disco nuovo, che è uscito in concomitanza al Festival di Sanremo, a cui io tengo tantissimo, come ho già detto tante volte, è stato un lavoro lungo, ci abbiamo messo un sacco di tempo per scrivere tutti i pezzi, per metterli insieme e poi per sceglierli, perché... E alla fine di questo lavoro di scrittura ce n'erano una trentina, forse qualcosina di più, e nello scrivere abbiamo fatto amicizia, esperienze, è stato proprio un percorso di vita bello, e alla fine io personalmente ero diversa, più matura e stavo anche meglio. Non fermare quel tuo modo di riempire le parole. All'interno dell'album c'è una canzone a cui sei proprio più affezionata in assoluto? Ogni pezzo è indispensabile, non è un disco con magari 15 inediti e qualche riempitivo, mm-hmm. No? È proprio pregno, c'è sostanza. Una canzone a cui tengo in particolar modo è proprio Vincerò, perché è un po' il riassunto di quello che volevo dire con questo disco, quindi il concetto di casa, di avere un proprio posto anche quando in realtà sei sempre lontani, e appartenenza e soprattutto grinta, voglia comunque di resistere, di combattere per quello che vuoi fare, per quella che è la tua passione, la musica. Da dividere con me e in un istante io ti regalo il mondo, baciarti e poi scoprire che lo sei.